Come si chiama lei? Giuni Tiziano. Nato a? Calenzano. Il? L'uno dell'1 del 59. Senta, vuole essere ripresa dalla telecamera oppure ha difficoltà? No, no, non voglio essere ripreso. Bene. Cliente TV. Presidente? A Calenzano. Consapevole delle responsabilità morali e giuridiche che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Prego, mistero. Sì, grazie. Signor Giugni, può innanzitutto spiegare alla Corte che attività... Ah, esplica lei. Che lavoro fa? Lavoro alla SNAM, diciamo, Senta, lei conosce o ha conosciuto in passato il signor Faggi? Sì. Può spiegare come mai? Che mio padre è suo amico, diciamo. Si conoscevano, diciamo. In che epoca? Suo padre è deceduto? Il mio padre è deceduto nel 94. Nel 94. Diciamo. In che epoca, in che arco di tempo si sono conosciuti o frequentati? Quando ero piccolo, diciamo, quando avevo 13-14 anni. Possiamo quindi focalizzare nel tempo, scusi, rispetto alla sua età, in che anni siamo? In che anni lei aveva 13-14 anni? Lei è del 59? Sono di 59, no, 38, diciamo... Gli anni 70, sì. 70-80. Questa amicizia fra suo padre e il Faggi è durata nel tempo? Sì, erano amici, diciamo, sì. E frequentavano gli stessi bar, abitavano vicini, non sì, lo so. Sì. È così? Sì, stavamo vicini di casa. Vicini di casa? Insomma, vicini, insomma, una certa distanza a Calenzano, diciamo. Ecco. Suo padre che lavoro faceva? Filature. Suo padre è deceduto, ha detto, mi scusi? In dicembre 94. E questa amicizia con il Faggi è andata fino al... Sì, fino si vedevano prima, sì, però. Lei ricorda di frequentazioni fra suo padre e il Faggi, quindi fin da bambino, fin dall'epoca in cui sì, lei era, diciamo, bambino? Che, sì, si conoscevano, sì. Senta una cosa, lei ricorda di essere mai stato fuori con suo padre e con il Faggi? Sì, siamo andati qualche volta a fare la spesa, a prendere l'acqua, ma in epoca, diciamo, quando ero 13 anni, diciamo. Fino a quell'epoca lì. Ecco, dopo quell'epoca più? No, non è che... C'è un motivo? No, perché non è che, diciamo, io ho preso la mia strada, voglio dire. Vabbè, 13-14 anni la sua strada? Sì. C'è un motivo particolare per cui questa frequenza? Niente di particolare, perché ci portava mio padre, così, voglio dire... Andavate anche nel Mugello? Sì, sì. A San Piero a Sieve, posti così? No, andava a Galliano, più che altro. A Galliano, perché loro frequentavano Galliano? Sì, andava a prendere l'acqua, lì facevano la spesa, diciamo. A Galliano? Sì. Senta, le è mai capitato di andare al ristorante fuori nel Mugello insieme a suo padre il Faggi e avete incontrato il Pacciani? No. Lo esclude? Siccome sia il Faggi che il Pacciani hanno sempre detto che loro si sono incontrati e c'eravate voi. Lo esclude lei? Io non ho mai incontrato il Pacciani. Senta una cosa. Lei ha presente se il Faggi aveva particolari tipi di auto, se era una persona che ogni tanto cambiava auto, se per 20 anni ha tenuto sempre la stessa? Cioè, io mi ricordo che aveva una Peugeot, mi sembra che di particolare, però, sai. In che anni siamo? Quando lei aveva 13 anni? Sì, cioè sì. Agli anni 70? Sì. Successivamente, fino al 94, se lui era un tipo che cambiava auto? Può darsi questo, però non posso... Lei non lo sa? No. Voglio dire una cosa per un'altra. Suo padre invece che auto aveva? Vabbè, no, non aveva avuto la patente, il motorino. E andava con il Faggi quando sì, andava da Sì. Ma
amici diversi dal Faggi con cui aveva lo stesso tipo di frequentazione così assidua? Ce l'aveva suo padre o il suo amico era il Faggi? Non so, questo si vedevano lì ai bar. Mi scusi, andare fuori a prendere l'acqua, tutto quello che lei ha detto, c'erano altre persone o era il Faggi la persona? No, era lui, diciamo. Era il Faggi. Senta. Scusi un attimo, Zanobini si è allontanato, vero? L'ho visto prendere la borsa, andare via, allora lo subisce. La Val Finies, non c'è incompatibilità, va bene? Tornando un attimo ancora al tipo di auto, lei ricorda se aveva auto tutte di una certa, un po' auto grosse, forse per il mestiere che faceva, se è così? Cioè, o... un'altra, mi sembra fosse stata una familiare, un po' grossa, però non mi ricordo di preciso che... Questo il Peugeot di quella volta, sì, di cui ci ha parlato. Ma se lui, lei ha riferito alla... polizia che ricorda che ha avuto anche un, forse una croma grigio metallizzata, sì, una, croma, una Fiat, sì, argenta, una croma mi sembra, sì. Lei ha parlato anche, ricordo, e poi mi sembra avesse anche una Fiat argenta, ha detto. Può darsi, sì. Può darsi. Senta, circa questa amicizia fra suo padre il Faggi, che lei sappia era ben vista in famiglia, sua mamma aveva qualcosa a che ridire, era un qualcosa che vi aveva creato qualche disagio? Ma lei di questo ha parlato, anche se magari, sì, non è piacevole, sono cose, sì, forse qualche disagio, però non è che, voglio dire, più di tanto. Ci può far capire il disagio da cosa era dato? Ma non lo so, che andava sempre forse fuori via con lui, voglio dire, questa cosa qui, poi altro. Lei dice di una qualche sensazione di sua madre, vediamo se gliela ricordo io, è più facile. Dice: a seguito dell'amicizia con il Faggi, ribadisco che erano amici intimi. Mia madre Lucia, che tuttora vive, in più occasioni ha manifestato il suo disappunto per l'amicizia che legava mio padre al Faggi, in quanto secondo mia madre i due erano troppo amici. Non che mio padre facesse mancare niente alla famiglia, ma di fatto in più occasioni mia madre ha litigato con mio padre, o comunque discusso animatamente, perché era decisamente contraria a quel tipo di rapporto che, come ripeto, per mia madre i due erano troppo amici e la loro frequentazione andava oltre la normale amicizia tra due persone, tanto è che anche in paese la gente mormorava di una loro relazione. È così? Più o meno, diciamo, poi che ci sia stato quello, io... Lei non sono cose che riguardano lei, fra l'altro in parte una persona deceduta. Poi riguarda mio padre che è già deceduto e Cristo vai, come dire. Però queste cose lei le ha dette alla polizia, è così? Queste che le ho letto? Io veramente non... queste non mi sembra che l'abbia detto, poi sa... Io leggo un verbale, sì, mi, sì, sembra sottoscritto da lei. Sì, sì, qualcosa io ho detto, sì, sì. È qualcosa che ha detto, insomma, non è proprio semplice, ma... Senta ancora qualcosa. Lei ricorda di essere andato comunque con suo padre e con il Faggi al ristorante, indipendentemente dall'incontro con Pacciani nel Mugello, così come dicono loro, che effettivamente è un po' smentito dalle carte? A me mi sembra di no, diciamo, però indipendentemente da quell'incontro lì, ecco, lei non ricorda, no, di essere stata al ristorante. Non ho altre domande, grazie. Parte civile, no, aspetta. Parte civile. Signor Giugni, scusi. Dica. Riguardo appunto a questa relazione che vi era fra il Faggi e il suo povero babbo. Chiedo scusa, dico, magari termini, non ha parlato di relazione il test. Quello che ha letto, no, io... la lettura del verbale parla di una relazione, quella che gli ha letto il PM. Ma io vorrei sapere, però la mia domanda è un'altra. Voi mandini, la frequentazione so, basta, poi non so cosa c'è dietro la frequentazione, quindi non... Cosa può interessare? Lei ha un fratello, no? Uscivate volentieri col babbo, col Faggi? Chiaro, se esce con mio babbo esco volentieri, chiaro. No, mi scusi. Lei ha dichiarato qui che non uscivate volentieri, perché nello stesso verbale che ora io le sto contestando, delle cose, mi scusi, che lei naturalmente riferì alla,
pulizia, perché siamo qui per accertare della verità di determinati fatti, so che può spiacere, però se lei le ha riferite alla polizia, io mi riferisco a queste, a questa circostanza. Lei dice: intendo riferire anche che per l'amicizia che legava mio padre al Faggi, sia mia madre che io stesso non andavo mai volentieri a giro con mio padre quando vi era il Faggi con lui, e per questo motivo che sia io che mio fratello dall'età di 10-11 anni circa non siamo mai più andati a giro con mio padre e con il Faggi a bordo della sua auto, anche se ora che ci penso, le volte che sono andato a giro sull'auto del Faggi con mio padre si limitano a poche volte e solo quando andavamo a pescare insieme. Lei conferma questo fatto, che voi vi eravate come bambini un po' astenuti dall'andare, sì. Questo mi interessava, questo sì. Va bene, lo sì. Conferma sì, bene. Sì. E allora io deposito il verbale. Altre domande? Fisa? Lei si ricorda quando è stato sentito dalla polizia giudiziaria, signor Giulio? No, me lo ricordo. Me lo ricordo io. 4 luglio 96, sì, cioè un anno fa. 4 luglio 96, Presidente. I fatti che, sui quali si cerca di rinfrescare la memoria, quindi mi sembra abbia detto all'inizio, risalgono a una ventina di anni fa, se non ricordo. Sì. Quindi quando lei era poco più che un bambino. Sì. 70 o 75, 80. Avevo 11, 12, 13, 14, 13 anni, 14, l'età lì, diciamo. Lei si ricorda che andava a pescare? Alla passione della pesca, tuttora? Sì, ancora a pescare. Dove andava a pescare? E se andava a Marina, lì vicino a casa, se no insieme qualche volta. La Marina, il fiume lì? Sì, vicino a casa. Vicino a casa. Andavate anche insieme? Sì. Quindi ricorda, perché adesso le è stato contestato, di essersi recato a pescare sul fiume Sieve, anche, cioè con suo padre e con il signor Faggi, il quale, se non ho capito bene, aveva la macchina e quindi vi accompagnava. Chiaro. Quando andavate insieme, andavate via la mattina e tornavate la sera? Se non la mattina, tornavo all'ora di pranzo, secondo. Oppure tutta la giornata. Sì. Senta, a Galliano, lei ha parlato prima di Galliano. Sì. A Galliano... il signor Faggi ci andava, lei sa, mi sembra che l'abbia detto, a fare la spesa. Anche suo padre faceva la spesa a Galliano. Sì. C'era la carne buona? Carne buona, sì. Diciamo. Andavano per questo motivo? Sì. Prendere l'acqua anche, voglio dire. Un'altra domanda, grazie. Sono le macchine possedute dal Faggi, cosa ha detto? Se me lo vuoi ripetere, per cortesia. Come ha detto? Sulle macchine che ha visto in possesso del Faggi. Io mi ricordo che era Peugeot, la croma, diciamo, la segreta della gente, sì, ma non è che le macchine grosse. Della diciamo, croma, le ricorda la Peugeot e la croma. Sì. E la gente, va bene. Se non ci sono altre domande, può andare. Allora, vada via, grazie. Sì.